Le piogge di questi ultimi giorni hanno creato disagi in molte zone della nostra regione, riportando in primo piano il dissesto idrogeologico. Se ne è parlato a Maierato in un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle. Antonio Liotta. Ha scelto Maierato il Movimento 5 Stelle per parlare di dissesto idrogeologico. Maierato, che ormai è diventato il luogo simbolo della fragilità del territorio calabrese. 5 anni fa quella spaventosa frana dimostrò come l'incuria e l'abbandono possano essere molto pericolosi. Difesa del suolo e prevenzione sono due parole chiave secondo i 5 Stelle. In questi anni troppe risorse, dicono, sono state sprecate per soluzioni tampone senza mai pensare ad un piano di medio-lungo periodo. A questo guarda il pacchetto di interventi contro il dissesto illustrato dai parlamentari del Movimento. Proposte già depositate in Parlamento e messe a disposizione delle prefetture. Abbiamo portato avanti in Parlamento diverse proposte di legge proprio per contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico e sul consumo di suolo. Le proposte ci sono, siamo costruttivi in questo senso e speriamo che questo governo si decida di affrontare questo problema senza fare promesse ma passando ai fatti. Messa in sicurezza delle aree a rischio, ma anche stop all'abusivismo ed utilizzo più razionale della risorsa acqua. Sono altri elementi su cui puntare per ridurre al minimo i pericoli per la popolazione. E se gli enti locali, vincolati dal patto di stabilità, hanno poche possibilità di incidere senza le risorse necessarie, una grande responsabilità, secondo i 5 Stelle, è nelle mani del governo. La Calabria già nel 2001 col PAE aveva delimitato 8.000 frane, di cui oltre 5.000 a rischio. Su questo purtroppo si fa poco. Tra le proposte presentate a Maierato, anche un piano per il recupero degli edifici abbandonati e la loro riqualificazione energetica ed incentivi all'agricoltura.